Marinella Lotto, direttore dell'Ufficio di Milano dell'Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane. Buongiorno. Come sempre, dovevo chiamarla al tempo, sin da allora, grazie. Grazie, nome lunghissimo con una sigla ben nota che ICE, quindi questo nuovo nome a seguito della riorganizzazione. Intanto grazie di questo invito perché insomma, mi lusinga essere fa parte di questo, di questa presentazione, perché come ha detto il direttore Magri nella sua introduzione, questo è un rapporto che ha messo insieme politologi e economisti. Io non sono un economista, non sono un politologo, però sono un funzionario di un ente pubblico italiano che usa sia i rapporti degli economisti e sia le analisi dei politologi per svolgere il lavoro. Quindi la mia testimonianza su il titolo dell'intervento, quindi proprio come tre parole, innovazione, sviluppo e democrazia, ha come filo conduttore questo aspetto, chiamiamolo operativo, di chi come è quel soggetto che deve promuovere questa collaborazione. E come è stato detto negli interventi che mi hanno preceduti, cercare anche di dare risposte, quali ruolo, non risposte, cercare di aprire un dibattito, un dialogo, quale ruolo per l'Italia e soprattutto con quali strumenti. Io non ho preparato nessuna slide perché ultimamente cerco di innovare nelle mie presentazioni, proprio perché si cerca sempre di presentare, di cogliere l'attenzione sotto l'aspetto visual, però dovremmo essere più concentrati, questa è una mia, lo sto elaborando in questi ultimi anni, anche con l'attenzione e quindi facendo a meno anche di questi supporti, perché se casomai va via la corrente oppure arriva un hacker, uno non sa più parlare e rimane un po' fuori fase. Quattro parole, è stato già detto e ripetuto, priorità dell'aria per il paese Italia, per questa sua vicinanza, per questo mare che ci unisce, ci divide, questo mare che deve farci riflettere proprio sul ruolo che l'Italia deve avere, che noi ci piacerebbe poterlo esprimere, molti lo richiedono sia dal livello europeo sia dal livello di questi paesi, ma noi non sempre abbiamo una linea abbastanza coerente, quindi anche noi da un punto di vista, diciamo, interno, dovremmo decidere quale ruolo giocare all'interno dei paesi. Questo è un elemento di grande debolezza dell'Italia, che molte volte deprime anche le relazioni buone a livello personale dell'immagine fra l'Italia e questi paesi, diciamo, della sponda sud del Mediterraneo. Per ciò che riguarda l'aspetto direttamente dell'innovazione, qui si è parlato molto sull'ICT. Io vorrei concentrarmi un attimo l'attenzione sull'innovazione non semplicemente legata al fattore tecnologico, che sicuramente è un elemento fondamentale per lo sviluppo dei paesi, non solo di quelli ma anche degli altri paesi che abbiamo visto negli esempi anche nella stessa Italia, ma concentrarmi oppure attirare l'attenzione sull'innovazione sociale, quell'elemento in cui la tecnologia è uno strumento proprio elevare e favorire questo sviluppo all'interno di una società. Parlando di innovazione e di sviluppo, quindi di rapporti, di crescita economica, è fondamentale l'elemento umano, e questo l'abbiamo visto anche dalle relazioni che mi hanno preceduto sulle caratteristiche di questi 11 paesi, tutti così diversi, con storia, cultura, tradizione, sistemi politici e grado anche di sviluppo diversi, che non possono avere un'unica modalità d'approccio, ma necessitano quell'attenzione particolare che ormai è diventato un elemento fondamentale. Lo è sempre stato, ma forse l'abbiamo un po' trascurato, cercando di globalizzare o di livellare tutti i rapporti, mentre invece è un elemento di grande competitività, è quello di innovare anche cercando di capire il tessuto sociale, il tessuto su cui si muovono poi questi attori che promuovono lo sviluppo. Lo sviluppo che essenzialmente, così come lo ricerchiamo noi in Italia, è fondato essenzialmente sul lavoro e soprattutto sull'occupazione. Quindi questa forma di collaborazione, questa innovazione deve cercare quei fattori che sono la spinta fondamentale per portare poi all'elemento successivo, che si parla di democrazia, e io qui come democrazia la interpreto come partecipazione, come opportunità ad uno sviluppo
un'opportunità per tutti quanti ad avere una decent life, come direbbero gli inglesi, proprio perché è importante creare le condizioni che sicuramente, tenuto conto delle tradizioni storiche che ci sono all'interno dei paesi dell'area, non possono essere esportati da un modello sia italiano, europeo, asiatico o americano, ma devono essere sempre calati su un contesto locale, altrimenti si corre il rischio di avere un rigetto di queste attività. Questi sono gli elementi che noi, quando lavoriamo in collaborazione con questi paesi, mettiamo sempre in prima fila, ponendo in un secondo tempo l'elemento, non voglio dire economico, però cercando di favorire, proprio per la tradizione che hanno questi paesi arabi e soprattutto di cultura, chiamiamola latina, mediterranea, che sono alla base proprio dello sviluppo dei rapporti umani. Sicuramente, come è stato detto, osservare i bisogni della popolazione, riconoscere che sia una popolazione giovane, una popolazione che ha voglia di crescere perché ha visto attraverso queste tecnologie come vivono dall'altra sponda del Mediterraneo, e quindi è l'obiettivo di raggiungerlo e di averlo anche loro, perché tutti, per essere inclusiva, altrimenti si sente questo senso di esclusione. E queste forme di primavera, che poi in alcuni casi anche, come è stato detto, autunno, sono potuti emergere in questi paesi proprio per la forza della popolazione giovane. Stavamo riflettendo recentemente in un dibattito tra vari colleghi, ma anche economisti, anche sociologi, sul fatto che in Italia forse sarà difficile una rivoluzione alla tipo primavera araba, perché noi siamo una popolazione comunque vecchia, abbiamo già assistito ad una, non dico che ci sono due generazioni completamente morte, è una specie di rassegnazione, quindi questo è un elemento che ci deve fare anche riflettere per ridare giovinezza anche a chi la gioventù non ce l'ha più. Questi sono elementi. Per ricordare pertanto quindi questa necessità di sviluppo, sicuramente quindi tenere a mente il discorso dei giovani, i giovani che vogliono partecipare a questo mondo globalizzato, che vedono e che sentono con tutte queste applicazioni, ed uno strumento che io vorrei ricordare, che ci può aiutare noi come Italia, è questo di utilizzare l'Italia come parte dell'Unione Europea, utilizzando i programmi come strumento per favorire lo sviluppo sia di questi paesi, quindi l'inclusione, ma contemporaneamente anche il nostro, quindi pensando con un win-win approach, non semplicemente andiamo lì a fare i nostri interessi, con tutto rispetto per il profitto e gli interessi, ma cercando di vedere gli aspetti. Come dice, noi, tenuto conto appunto dell'importanza, abbiamo tutti gli uffici in tutti gli 11 paesi, nonostante i drastici tagli dovuti alla spending review, non abbiamo voluto tagliare, sia per le vicende politiche, che un abbandono da parte di un istituto o di un ente pubblico avrebbe anche comportato un elemento, anche un riflesso politico, pertanto siamo rimasti anche in momenti di crisi, già nei tempi, non voglio dire degli anni 70 del Libano, quando c'è stata la prima rivoluzione, ma siamo rimasti in tutti i paesi, e nel caso per esempio dei territori palestinesi, ho visto che erano ancora territori occupati, se c'è un palestinese si offende, territori palestinesi dell'ONU. Okay. No, mi è capitato perché un ministro palestinese mi ha detto they are not, anzi territory only one, not two. Nel caso dei territori palestinesi abbiamo spostato l'ufficio da Gerusalemme a Ramallah, proprio per andare incontro a questa necessità proprio di sviluppo della zona dei loro territori. Gerusalemme è sicuramente importante per loro, ma Ramallah è il loro centro, quindi questo è importante. Dal punto di vista degli strumenti, quindi quello che può fare l'Italia, sicuramente sottodimensionata, è quello che l'ICE cerca come strumento appunto di questo sistema Italia, è un'attività che è diversificata, attività tradizionale, non voglio dire le classiche presenze in occasione delle grandi manifestazioni oppure missioni, come ci sarà a breve tra poco in Algeria, proprio per il settore delle costruzioni, che offre interessanti opportunità, ma abbiamo focalizzato moltissimo e continuiamo a focalizzarlo sulla formazione, un elemento fondamentale non soltanto dei giovani, ma soprattutto dei manager pubblici,
perché è importante creare quelle infrastrutture pubbliche che possono poi aiutare lo sviluppo delle imprese. Vado alla fine. Un altro punto che abbiamo avviato è questo di favorire le donne imprenditrici. Si è passato prima proprio qui a Milano nel 2008, abbiamo organizzato il primo forum internazionale sulle donne imprenditrici, invitando tutti i paesi dell'area che poi ha lasciato un seguito che si sono create. Sicuramente ci sono tante altre attività, ma il tempo stringe. Quello che si è detto sicuramente è l'importanza della lingua araba, proprio per avvicinarsi a questi paesi, a questi consumatori. Anche noi abbiamo dei portali non soltanto in inglese ma anche in lingua araba. Si dice che siamo in un periodo di crisi, e crisi difficile sicuramente c'è, però io vorrei attirare l'attenzione sul fatto che forse più che crisi difficile è una crisi differente, perché dobbiamo adattarci con le nuove, proprio con l'innovazione, ad un altro approccio, vedere gli stessi elementi ma sotto una luce diversa e non pensare soltanto che c'è un unico pensiero che era il nostro. Grazie.